C'è un ritorno del terrorismo in Europa. Era un po' che almeno da noi non si facevano vedere. In Medio Oriente, Siria, Iraq, Turchia, poi anche in Africa, Nigeria, un attentato al giorno. Nel vecchio continente c'è stata una lunga fase di calma. Pareva si fossero dimenticati di noi. Sentivamo quasi la loro mancanza. Loro, molto solleciti, se ne sono accorti e per non farci sentire troppo soli e trascurati, sono tornati a dedicarci la loro cortese attenzione. Per la verità gli attentati sono stati due. Uno però è avvenuto in Turchia, si inserisce in quel filone ininterrotto del Medio Oriente di cui si è parlato. L'altro ha avuto come teatro Berlino, cuore dell'Europa. L'episodio accaduto in Turchia ha visto come protagonista un poliziotto di 22 anni che ha fatto irruzione, pistola in pugno, se ho capito bene, nello studio televisivo in cui l'ambasciatore russo su un palco stava parlando ad una platea di giornalisti. È salito sul palco, ha gridato Allah è grande e con 9 colpi di pistola ha fredato l'ambasciatore. Poi, anziché fuggire, è rimasto sul posto ai contoni e atteggiamenti un po' teatrali, gesticolando, visibilmente agitato, ha gridato di averlo fatto per vendicare i morti di Aleppo, chiaro riferimento all'appoggio dato da Putin all'aviazione di Assad che da mesi sta martellando senza posa la città siriana. La polizia turca lo ha ucciso prima che su di giri com'era potesse fare qualche altra vittima. Il secondo episodio, molto più clamoroso, è avvenuto a Berlino, cuore dell'Europa, come si è detto. Ha ricordato un po' l'attentato di Nizza l'estate scorsa, quando un camion lanciato sulla folla ha causato 86 vittime. Qui lo stesso, i tre attentatori, alla guida di un tir, si sono lanciati col pesante automezzo contro i numerosi clienti che entravano e uscivano da un mercatino di Natale. Il bilancio dell'operazione è stato di 9 morti e diversi feriti. Dei tre attentatori, uno è morto nello schianto, gli altri due pare sono uccel di bosco. Oh, la notizia dell'ultima ora non è certo se tutti e tre gli occupanti del tir fossero attentatori. Sembra che uno, quello deceduto nello schianto, fosse un semplice autotrasportatore polacco costretto dagli altri due, sotto la minaccia delle armi, a lanciarsi sulla folla. Una specie di dirottamento di tir, insomma. Vedremo cosa verrà fuori dalle indagini. L'ISIS ha rivendicato l'attentato, casomai ci fosse qualche dubbio. Non è chiaro se fra i due episodi ci sia qualche legame diretto, probabilmente no. Il fatto della Turchia, verosimilmente, è frutto della decisione di una persona sola, un lupo solitario, un po' anomalo, come si può intuire, un poliziotto che agisce alla luce del sole e uccide un diplomatico. L'altro, quello di Berlino, sembrerebbe qualcosa di più organizzato, almeno pianificato, se non a livello centrale dall'ISIS, almeno dai due o tre attentatori che non hanno agito certo d'impulso da un giorno all'altro. E poi, come si è detto, c'è stata la rivendicazione. Insomma, siamo punto e a capo. Sembrava, dopo le batoste subite in Medio Oriente a casa loro, che avessero deciso di appendere bombe, fucili e camion al chiodo. Invece siamo ancora qui a parlare di attentatori e di vittime. Speriamo di non dover trascorrere le vacanze di Natale guardandoci continuamente alle spalle, controllando attentamente tutti i tir che incrociamo, nel timore che ci abbiano adocchiato, ci considerino appetibili come vittime, invertano la marcia e ci vengano addosso. Ciao.